Quante volte vi è capitato di sentir parlare di videogiochi del passato in maniera nostalgica? Praticamente ogni giorno sui social ci sono interventi che guardano al passato come un qualcosa di migliore, sotto ogni punto di vista. Chi elogia il gameplay, chi le storie e le tematiche affrontate, chi le musiche e chi l'insieme di tutti quegli aspetti che formano un videogioco. Insomma, come al solito, si stava meglio prima. In questo video vorrei parlarvi di un problema, del problema principale dei videogiochi di oggi. Vorrei parlarvi di noi videogiocatori. Prima di iniziare vi ricordo di lasciare un like se volete supportare il mio lavoro, di iscrivervi al canale e di condividere questo video con i vostri amici. Grazie mille se lo farete. Posso dirlo senza aver paura di sbagliare. È davvero un bel periodo per essere videogiocatori, cari amici. Ci sono esempi di giochi magnifici a prescindere dalla nostra piattaforma preferita, a prescindere dal nostro genere preferito, e tantissime saghe ormai quasi dimenticate stanno riemergendo col tempo, assieme a prodotti che continuano il loro percorso, quali Diablo, Final Fantasy, Zelda e tanti altri. Persino per i picchiaduro è un momento meraviglioso, e non è una frase facile da dire, se ci pensate bene. Ma passiamo a quelli che sono davvero i problemi, no? Passiamo a noi. Non siamo mai contenti di nulla. Sono il primo, alzo la mano, ad essere ipercritico. Sono il primo che non si accontenta del compitino che, ahimè, moltissime software house continuano a proporci, senza quindi la volontà e il coraggio di sperimentare cose nuove, magari di creare cose nuove, anche partendo da basi solide. Videogiochi come The Last of Us, fantastici nella narrativa, ma limitati e limitanti in tutto il resto, con meccaniche e soluzioni di gameplay sì funzionali all'esperienza, ma senza mai fare quel passo in più. Ora esce Final Fantasy, un nuovo Final Fantasy, e si ricomincia con la solita solfa. La gente che decide cosa sia e cosa non sia meritevole di portare il nome, senza spesso conoscere ciò di cui si parla, senza neanche la volontà di seguire e magari anche di giocare il prodotto di cui si deve per forza assolutamente parlare male, in memoria dei tempi andati, dei vecchi tempi migliori. C'è poi questa idea malsana che ogni gioco debba essere per forza difficile, che debba mettere alla prova il giocatore altrimenti che schifo, che se no a questo punto cosa la gioco a fare e mi guardo un film. Ragazzi, ma cosa cazzo avete in testa? Forse non è chiaro ai più che la gente che gioca i giochi difficili, o anzi, che la gente che riesce a giocare i giochi con meccaniche complesse, sia sempre di meno e che sia la massa a trainare le vendite, non il singolo super fan dei tempi andati che sta al buio a giudicare in una cantina. E di conseguenza, se vogliamo che le nostre serie sopravvivano, a quello le software house devono puntare, alla massa, che ci piaccia o no. Poi è chiaro che nel caso di un Final Fantasy XVI, tanto criticato per questo aspetto, sarebbe bastato un diavolo di selettore della difficoltà sin dal principio, ed una sfida quindi anche personalizzabile verso l'alto per le persone che ne avevano voglia. Ma non è certo questo il problema grave e che deve far partire poi tutta una serie di luoghi comuni sui social attorno a questo prodotto. La verità è che il vero cancro per la nostra passione è stato permetterci di parlarne col mondo. Prima ne parlavamo con gli amici, con un gruppetto di quattro stronzi che nella maggior parte dei casi condividevano i nostri gusti, persone che conoscevamo, persone con le quali giocavamo tutti i giorni e condividevamo del tempo, amici per l'appunto. Vedevamo assieme le cose per la prima volta e spesso eravamo talmente tanto rapiti, specialmente da ragazzini, che quel ricordo ancora oggi è talmente ancorato al cuore da farci pensare che un Final Fantasy VIII possa essere il miglior Final Fantasy mai creato. E perché? Perché magari è stato il primo per molti, il primo in italiano per molti, la prima esperienza con quel tipo di magia e con quel genere di gioco, la nostra prima volta. Ci avete fatto caso che sui social, se un gioco non ha una narrativa o una trama o una storia, almeno a livello di quel gioco X che per persona X rappresenta il top, allora quel gioco non ha trama. Quel gioco non è paragonabile. Davvero tutto quello che per noi sta al di sotto di una certa asticella deve fare in qualche modo schifo. A prescindere, tra l'altro, dal genere di videogioco in esame, perché ho letto fin troppe volte affermare che, non so, un Tears of the Kingdom non abbia trama. E perché? Perché hai appena giocato Final Fantasy XVI, che è uno story driven che si concentra sulla narrativa e quindi vorresti quello da ogni gioco? Ma ci siamo bevuti il cervello? Quindi nessun altro gioco esistente ha il gameplay a questo punto, se l'asticella è Tears of the Kingdom e tutto quello che c'è al di sotto non esiste. Ma che discorsi sono, ragazzi? La memoria è una bruttissima bestia, e lo dico con l'accezione più positiva possibile, perché è anche quella cosa che, mentre va dissolvendosi, ci permette di mantenere nel cuore i ricordi di esperienze passate che, con tutta probabilità, se rigiocassimo oggi e con l'occhio critico, la capacità di analisi maturata negli anni e l'evoluzione del nostro gusto, ovviamente, non riconosceremmo come un tempo, non ameremmo come un tempo. Il ricordo si sbriciolerebbe in virtù della realtà delle cose, di giochi che erano magari, oh mio Dio, il capolavoro della vita, a 12 anni. Però, quando non capivamo un cazzo.
Con questo sfogo non voglio certo dirvi che dobbiamo farci andare bene tutto, sia chiaro, né che sia sbagliato parlare di videogiochi con le persone, anche per criticarli, ma ragazzi, cercate di capire che l'esposizione del nostro metro di giudizio non è mai insindacabile, non è mai l'unica verità e soprattutto non è difficile che ci possa essere sfuggito qualcosa, soprattutto se dietro non c'è magari un determinato bagaglio di conoscenze che possono portare ad articolare un pensiero. A volte, anche analizzando a fondo un prodotto, complice la vita, complice qualunque cosa, complice il caldo, complice una distrazione, complice quello che volete. Certe volte qualcosa non ci arriva perché siamo distratti, ma quella cosa magari nel gioco esiste. Quindi cerchiamo di valutare le cose a gioco finito, soprattutto, di non parlare di voti dati a caso senza neanche conoscere il prodotto, di avere la nostra esperienza inglobata in un discorso che possa aver senso, senza dover mettere bocca in qualcosa che non conosciamo, solo per doverlo fare, perché a priori abbiamo deciso che il voto di quel gioco sarebbe stato quello. Un saluto ragazzi, al prossimo video.